dei battenti la 51esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese, che si svolgerà a Guardia Grele fino al 22 d'agosto. A tagliare il nastro, insieme al presidente dell'ente mostra Gianfranco Marsibiglio, c'erano l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario e il sindaco Donatello Di Prinzio. Presidente Gianfranco Marsibiglio, è quarto mandato della sua presidenza. Quarto mandato della mia presidenza, un consiglio di amministrazione giovane, con tante idee nuove, con tante voglia di fare. 51 anni di attività, un traguardo importante, però non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché le idee ci sono, le cose che vogliamo fare sono tante, c'è la disponibilità da parte della Regione Abruzzo, molto chiara rispetto al passato, per conseguire obiettivi importanti, il marchio di qualità dei prodotti abruzzesi, a partire dall'oreficeria per andare a tutti quanti gli altri settori, o il riconoscimento dell'artigianato artistico come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi io ringrazio l'assessore Daniele Damario che questa sera ha confermato la disponibilità a venire incontro a quelle che sono le necessità dell'artigianato abruzzese. Gli artigiani hanno avuto un momento di crisi, la pandemia ha ostacolato, ha fatto chiudere tante botteghe, però sono capaci di fare e hanno voglia di fare, e quindi io credo che il futuro sarà sicuramente un futuro migliore. Speriamo che finisca questo virus che ha danneggiato tanto, anche a livello psicologico, a livello personale, ha fatto perdere motivazioni un po' a tutti. La mostra quest'anno è caratterizzata da un omaggio a Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio aveva il piacere di disegnare dei gioielli che dopo venivano regalati alle donne che conosceva, e abbiamo la possibilità di mettere in mostra proprio dei gioielli che sono stati disegnati da lui. Uno spazio importante anche alla casa, che abbiamo riscoperto in questo momento di pandemia, quindi abbiamo riscoperto il valore della casa e il valore degli affetti nostri propri, quindi tante buone ragioni per venire a visitare la mostra. Più di 100 artigiani, più di 120 alunni delle scuole, degli istituti, dei licei artistici che sono arrivati da tutta Italia, quindi la mostra si conferma una manifestazione di interesse nazionale, e quindi abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, ma c'è sempre la passione per portare avanti le nostre iniziative. L'assessore alle attività produttive Daniele Damario ha riconfermato l'attenzione della regione per la mostra. Una manifestazione giunta ormai alla sua 51esima edizione, che rappresenta sicuramente la vetrina dell'artigianato artistico abruzzese, che ha una grande tradizione in Abruzzo e che ha legato indissolubilmente il proprio nome a Guardia Grele. È evidente che rappresenta una vetrina importante, come dicevo, per gli artigiani, ma rappresenta anche un polo di attrazione turistica per i tanti turisti che magari oggi sono sulle coste e che magari vogliono passare una giornata diversa qui a Guardia Grele. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti della Fondazione Banco di Napoli, della Camera di Commercio Chieti Pescara e delle associazioni CNA Abruzzo e Casartigiani. La mostra dell'artigianato è un fiore all'occhiello dell'Abruzzo, un evento vanto del territorio, ha sottolineato il sindaco Donatello Di Prinzio. Evento vanto, ci facciamo anche uno slogan, perché comunque è un vanto, perché qui c'è il meglio dell'artigianato artistico abruzzese, che comunque è unico in tutta Italia e anche oltre. Qui vediamo opere realizzate da maestri artigiani che vanno dalla ceramica al ferro battuto, al legno, all'intarsio, all'orafo. Sono opere uniche che si stanno perdendo nel tempo, e allora rivalorizzarlo, pubblicizzarlo, portare avanti è un qualcosa che va a ricordare quella che è stata la nostra storia, ma serve anche per non perdere queste tradizioni, non perdere questi lavori, perché sono delle vere e proprie opere d'arte sulle quali non tutti investono. Allora anche noi come comune stiamo vedendo con la regione di istituire l'Istituto Tecnico Superiore per l'Artigianato Artistico,
che può essere unico a livello regionale, farlo qui a Guardia Grelli in questa struttura e fare in modo di formare ragazzi giovani che possono avere insieme all'artigiano, lavorando fianco a fianco, carpendo i segreti di quelle che è, diciamo, l'arte che sta dentro ogni pezzo che viene fatto, per costruire e formare gli artigiani del futuro. Tante le novità dell'edizione appena inaugurata, a partire dal 19° concorso nazionale biennale di arte orafa Nicola da Guardia Grelli, dedicato questa volta a Gabriele D'Annunzio, poeta, scrittore, soldato e ideatore e disegnatore di gioielli per le sue muse, che venivano realizzati dall'orafo Buccellati di Milano. Uno di questi pezzi, preziosissimi, si potrà ammirare all'interno delle sale della mostra guardiese, proveniente dal Museo del Volo del Castello di San Pelagio di Gadoneghe, in provincia di Padova, presente l'assessore al comune Sara Ranzato. Noi siamo veramente lieti di partecipare a questa 51esima edizione della mostra dell'artigianato abruzzese. Siamo onorati perché questo è un territorio che sviluppa molto l'artigianato, cosa che invece in Veneto, nella nostra zona, è un po' meno valorizzato e si riesce meno a produrre oggetti artigianali. Siamo veramente impressionati dalla bellezza di Guardia Grelli. Non conoscevamo questo angolo dell'Abruzzo e siamo onorati di aver potuto cogliere le bellezze che ha. E l'amministrazione comunale di Gadoneghe, attraverso il Museo del Volo di San Pelagio, provincia di Padova, ha voluto onorare questa vostra mostra con l'esposizione di due pezzi importanti appartenevano a Gabriele D'Annunzio, e quindi, visto il tema della mostra appunto di quest'anno, abbiamo voluto partecipare chiedendo la possibilità di fare un gemellaggio con il Comune di Guardia Grelli per la promozione della cultura associata al mondo dell'artigianato e della produzione artistica italiana.